Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui nella terrazza del mio appartamento a Dubai per parlarvi finalmente della mia preparazione gara. Fra circa 3 settimane salirò sul palco dopo circa 1 anno e mezzo. Come vi dicevo, gareggerò fra 3 settimane, per esattezza il weekend del 25 giugno a Roma. La gara sarà una gara IFBB Pro Qualifier e tanti di voi che mi seguivano in passato magari avete visto che in passato gareggiavo nella federazione WABBA. Adesso ho deciso di fare il salto di qualità, passare nella federazione IFBB. Perché? Perché io comunque sono un ragazzo molto ambizioso, un ragazzo molto competitivo. Nelle competizioni WABBA nel 2019 ho vinto il Mister Universo in Messico ad Acapulco nella categoria Men Physique e terminata quella gara, diciamo, ho pensato e deciso di migliorarmi ancora di più e di intraprendere un percorso di massa per cercare di mettere su un pochino più di volume. Pensate che nelle ultime gare sul palco pesavo 80 kg e io sono 1,85 m. Quindi il mio obiettivo nell'ultimo anno e mezzo è stato quello di crescere, di migliorare a livello di volumi. Poi nel mezzo c'è stata la pandemia, c'è stato vari problemi, ho avuto 2 volte il Covid, quindi ce ne sono state tante di problematiche nel mezzo. Però e quest'inverno, finalmente terminata la fase di massa, sono arrivato a pesare all'incirca 105 kg, dopo comunque più di 1 anno e mezzo di massa. E sono migliorato tanto a livello di volumi. Mi sono allenato qui alla Binus Gym di Dubai, sempre in mezzo ad atleti fortissimi, campioni, e questa cosa mi ha spronato ancora di più a cercare di migliorarmi, mi ha dato tantissima motivazione. Quindi qual è l'obiettivo per questa competizione che andrò a fare? Che in realtà non è una sola competizione, in programma ne avrei altre 2, però diciamo sono sempre da valutare se farle o non farle, in base a questo, in base a se psicologicamente riesco a reggere ancora la dieta. Qual è l'obiettivo per queste competizioni nella federazione IFBB? L'obiettivo, ragazzi, non è quello di vincere e per me non è neanche quello di far podio. Perché? Perché queste gare sono quelle che ti permettono di andare, se vinci, se arrivi primo, prendi la famosa Pro Card. Quando vinci la famosa Pro Card, entri nel circuito pro e all'interno del circuito pro, se vinci una competizione, hai l'accesso al Mister Olimpia. Quindi potete ben capire che il livello non è come quello delle gare che facevo in precedenza, ma è molto molto alto. Quindi io partecipo a queste competizioni adesso solo per fare esperienza, perché come ben sapete ragazzi, io e Irene abbiamo una società qui a Dubai che ci occupiamo di trasformazioni fisiche, estetiche, per quanto riguarda qualcuno che vuol partecipare alle gare, ma vi dico, avrò l'1% dei clienti che vuol partecipare alle gare. Tutti gli altri sono persone che si vogliono mettere in forma per andare in spiaggia, per perdere un po' di grasso, per prendere un po' di muscoletti. Irene, per quanto riguarda le donne, lo stesso. Però il fatto qual è? Che non si finisce mai di imparare. Io ho lavorato per anni nelle palestre. Ora è già diversi anni che lavoro online con la mia ragazza, però mi sento che ho voglia di imparare e quindi mi voglio mettere in gioco partecipando a queste competizioni, anche perché avrò l'occasione di conoscere altri coach, avrò l'occasione di conoscere altri atleti e quindi avrò possibilità di imparare e poi mettere in pratica quello che imparo, delle piccole cose, sia sui miei clienti, sia su me stesso. Sono tutte cose che penso che mi arricchiscono e quindi lo faccio principalmente per questo e anche per avere una sfida con me stesso, per mettermi alla prova, per cercare di migliorarmi anche per quanto riguarda
il focus mentale e il fisico, e anche per vedere che cosa sono riuscito a guadagnare a livello di massa muscolare magra dopo tutta questa fase di massa, perché quando in fase di massa si prende 20 kg, 15 kg, quelli che sono, potete ben capire che non sono 15 kg di muscolo, ma l'80% circa sarà acqua e grasso. Poi una volta che si fa la fase di definizione si inizia a perdere tutta la ritenzione idrica, tutto il grasso, e quel che rimane sarà massa muscolare pulita, e lì si va a tirare le somme per vedere che cosa è rimasto. Attualmente a 3 settimane dalla gara ho fatto il check questa mattina a stomaco vuoto, sono circa 91,2 kg, considerando che un anno e mezzo fa sul palco sono salito in alcune gare 80 kg, in alcune gare 82, in alcune gare 81, perché ne ho fatte più di una di gare, mi ritengo abbastanza soddisfatto, per quello massima soddisfazione. Comunque i miei punti deboli rimangono le braccia e le gambe. Perché? Perché io sono molto alto, ho gli arti lunghi e faccio fatica a mettere massa muscolare sugli arti. Poi, essendo man physique, le gambe le faccio, ma non le vado a fare proprio in maniera specifica come un atleta che fa magari il classic. Quindi sono cresciuto tanto, ma ritengo di avere sempre tanti punti deboli che magari, terminate queste gare, mi metterò sotto per migliorarli. Attualmente come mi sto allenando per la preparazione di questo ultimo mese alla gara? Sto facendo 6 allenamenti a settimana. Io in genere durante l'anno ne faccio sempre 5, ma in questa fase ne faccio 6 anche per aumentare il dispendio calorico. Non faccio cardio, il cardio lo faccio solo durante la fase di massa per mantenere una buona sensibilità insulinica. In fase di definizione non lo faccio perché, avendo un metabolismo veramente molto molto veloce, rischio di perdere peso troppo velocemente. E che split sto facendo? Sto facendo giorno 1 dorso tricipiti, giorno 2 petto bicipiti, giorno 3 quadricipiti polpacci, giorno 4 spalle e femorali, giorno 5 richiamo petto dorso, giorno 6 richiamo bicipiti e tricipiti. Cardio 0, addominali 3 volte a settimana a fine allenamento, sempre seguiti poi dallo stretching. Per quanto riguarda l'alimentazione, come mi sto gestendo? Allora, sono ormai da 3 mesi, ragazzi, 3 mesi e sono tantissimi, forse anche qualcosina in più, che non faccio lo sgarro. Ho iniziato la preparazione a questa gara molto in anticipo perché volevo prendermela tranquilla e perdere peso lentamente, cercando di non perdere massa muscolare, perché spesso quando si fa una perdita di peso repentina si perde anche tanto muscolo, invece se la facciamo lentamente riusciamo a mantenere più massa muscolare possibile. Quindi per quanto riguarda la dieta, sono partito già da 3 mesi a togliere il pasto libero settimanale, quindi 0 sgarri. Sto mangiando solo alimenti puliti e sempre gli stessi, anche per dare un ritmo al corpo. Diciamo, questa è una metodica un po' old school che si fa per quanto riguarda la preparazione alle gare di bodybuilding. Se voi ragazzi dovete andare in spiaggia, togliere un po' di grasso, mettere su un po' di addome e qualche muscoletto, non dovete assolutamente fare quello che si fa a livello alimentare per quanto riguarda una preparazione gara di bodybuilding, che è una cosa completamente diversa. Ci tengo a precisare questa cosa perché magari qualcuno mi vuol prendere come esempio, ma se non fate le gare non dovete assolutamente farlo. Quindi, come alimenti sto mangiando solo un uovo al giorno e dell'albume, che in genere li vado a mangiare la mattina, e l'albume lo mangio pre-nanna. Poi, sempre come fonte proteica, a pranzo e a cena e a merenda mangio del pollo. Una volta a settimana mangio anche un pochino di carne un po' più grassa, quindi o metto del salmone oppure del manzo magro. Le verdure sempre a pranzo e cena, verdure verdi, quindi tendo a dare precedenza cetrioli, broccoli, zucchine, e poi magari negli spuntini posso prendere proteine in polvere. Per quanto riguarda invece i carboidrati, come carboidrato mangio gallette, riso, farina d'avena, fiocchi d'avena
Per quanto riguarda invece i grassi, un tuorlo la mattina, come vi ho appena detto, olio di oliva, pranzo e cena. Per quanto riguarda le quantità, proteine e grassi sono invariati da 3 mesi, mentre per quanto riguarda i carboidrati vado a fare dei cycling, quindi ci sono delle giornate dove ne vado a mangiare di più, ci sono delle giornate dove ne vado a mangiare di meno e i check li vado a fare più o meno ogni 3 giorni e in base alla condizione andiamo a valutare come comportarsi con i carboidrati nei 3 giorni successivi. I carboidrati come li vado a distribuire nella giornata? Li vado a distribuire come meglio credo. Li do particolare precedenza nel post-workout per andare a ripristinare le riserve di glicogeno. Tutto qui. Per quanto riguarda il sale, sto abbastanza alto. Sto a circa 6-7 grammi al giorno. Per quanto riguarda l'acqua, anche qui sto abbastanza alto, 5-6 litri al giorno, per ora. Poi, nelle prossime settimane, a mano che mi avvicino alla data della gara, questo andrà a cambiare. A livello mentale, ragazzi, come sto vivendo questa preparazione gara? Allora, vi dico, quando ero in massa mangiavo veramente tanto e facevo fatica a mangiare il cibo e quindi mangiavo anche controvoglia, dovevo rispettare la dieta, mangiavo anche se non mi andava. Purtroppo quando ci sta l'obiettivo gara è così. Successivamente, quando ho iniziato la definizione, nel primo mese stavo bene a livello di sazietà. Successivamente ho iniziato a sentire un po' la fame, perché il grasso corporeo si abbassa, le riserve diminuiscono e quindi ho iniziato a sentire maggiormente la fame. La fame ce l'ho tuttora, ci sono delle giornate dove magari ho degli allenamenti particolarmente intensi, magari quando vado a fare le gambe che hanno un dispendio calorico più alto e magari quel giorno lì cade la quota di carboidrati bassa, per coincidenza, in quelle giornate lì mentalmente è dura e certe volte faccio anche fatica ad addormentarmi la sera e magari vado a dormire alle 3 di notte, alle 4 di notte, perché non riesco a dormire dalla fame. Sono cose, ragazzi, che in un percorso gara possono succedere, però, come ci tengo a precisare, se dovete fare un'alimentazione per andare in spiaggia, questo non deve assolutamente succedere. Se voi vi state preparando per una condizione fisica da modello, da spiaggia, da quello che volete, ma non da gara, dovete fare una dieta sostenibile nel tempo, non come faccio io, una dieta che non vedo l'ora che finisca. Quindi per tutti i nostri clienti del coaching l'approccio non sarà assolutamente questo, ma sarà un approccio sostenibile, un approccio che diventa un vero e proprio stile di vita, degli allenamenti calibrati in base alla propria routine lavorativa, un'alimentazione sostenibile dove si può mangiare un po' di tutto senza patire la fame. Quindi ragazzi, vi ringrazio di avermi ascoltato in questo monologo, vi ringrazio. Se vi è piaciuto il video, se siete curiosi di sapere come andrà le gare, lasciate un like, un commento. Se volete il video della gara, scrivetelo qui sotto. Se volete il video di un eventuale sgarro che andrò a fare post gara, scrivetelo qui sotto, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, seguiteci anche su Instagram e ci vediamo in un prossimo video.